degli speciali dossier capitali del Medioevo proposti qui dal mensile di settore Medioevo, di cui abbiamo e siamo orgogliosi di averlo il direttore editoriale Andreas Steiner. Nel pubblico c'è anche un altro responsabile redattoriale ben mimetizzato naturalmente, che verificherà se applaudirete abbastanza, e soprattutto la medievista e saggista Elena Percivaldi, che parlerà, nonché collaboratrice della rivista, che vi parleranno delle meraviglie che le città in Europa, non tutte quelle che hanno più o meno avuto il ruolo di capitali nei mille anni del Medioevo, possono offrire ancora oggi, più o meno nascostamente, a tutti i curiosi visitatori e turisti che vogliano avere la pazienza ma anche la perseveranza nello scoprirle. Questo ovviamente viene aiutato da questi due dossier che saranno anche a disposizione del pubblico, che sono due perché la materia è grande, l'Europa è grande, il Medioevo dura mille anni, il Medioevo europeo è veramente ricco. I due dossier seguono un criterio geografico, Europa centro-settentrionale e Europa centro-meridionale. Io li ho sfogliati e devo dire che ho trovato delle cose sorprendenti, per esempio che il film Il Settimo Sigillo di Bergman trae ispirazione non solo ma in gran parte da un dipinto medievale di fine 400 che c'è in una chiesa di Stoccolma. Ora vabbè, Bergman è svedese, però c'è questo dipinto che io sinceramente non conoscevo, che è molto bello, anzi poi sfogliando lo vedrete, e quindi alla base di un film che ha segnato un emo che è diventato come un cult, abbiamo qualcosa di medievale, di poco conosciuto in una città che noi non ricolleghiamo immediatamente al Medioevo come Stoccolma. È vero che noi italiani siamo un pochettino accecati da tutto quello che abbiamo in Italia e che avrete sicuramente letto nei precedenti speciali di dossier medioevo dedicati all'Italia centro-settentrionale, all'Italia centro-meridionale con il Medioevo nascosto. A questo punto io non voglio rubare altro ai nostri oratori, vi lascio con queste belle immagini che scorreranno alla scoperta di queste piccole grandi meraviglie che ci aspettano se vorremmo andare a cercarle e a trovarle, aiutati da questi due dossier nelle capitali del Medioevo. Grazie. Andiamo allora a vedere in cosa consiste quello che noi abbiamo chiamato l'anima medievale. Prendiamo Milano. Allora, Milano è anche copertina del secondo numero, una foto particolare, perché è una foto d'epoca. C'è il Duomo. Però è il Duomo di Milano l'anima medievale di Milano? Non direi. È il Castello Sforzesco? Sì, però anche lì. Allora, è Santa Croce? Forse. Sono le chiese? Forse. Il nostro autore sostiene che l'anima medievale, quello che ha veramente informato la città, sono i Lamini, che è un'anima scomparsa di Milano, o parzialmente scomparsa. I Lamini, che erano, secondo la nostra opinione, l'elemento più caratterizzante dell'urbanistica della città medievale, quello più vivo, e quello che sicuramente anche ha influenzato la vita economico-sociale della città. Quello che, vedendo e rileggendo e rivisitando a tavolino le città che abbiamo trattato, ci siamo resi conto che la città medievale si inserisce in un continuo di trasformazioni, dunque a sua volta assorbe in molti casi un contesto urbanistico, architettonico precedente, antico, e poi in altri casi trasmette se stessa agli stili, alle consuetudini architettoniche urbanistiche successive. E qui non posso che parlare di Roma. Roma è, per esempio, una città che nessun visitatore percepisce come una città medievale. Roma non è mai stata, non è immaginario una capitale medievale. No, c'è il Vaticano che ha una forte immaginario.
formazione medievale, anche l'opera occidentale barocca, però Roma è fondamentalmente una città capitale italiana, romana, e questo è molto più. Però Roma ha avuto un periodo, dopo le invasioni barbariche, dopo il crollo dell'impero, in cui fu vera città medievale. Roma era una città turrita. Ancora oggi, se si cammina nelle strade di Roma, ogni tanto ci si stupisce perché svettano delle torri, ce ne saranno una ventina al centro di Roma, nascoste tra le antichità. Cosa è successo a Roma? Perché Roma non è come San Gimignano, per esempio? Perché lo era, così come lo era Firenze, come abbiamo visto nella prima diapositiva di Roma. Era una città con delle torri. Perché c'è stato un fenomeno che il nostro amico e collega Giorgio Nevegro, in un recente libro, in una recente pubblicazione su Roma medievale e comunale, ha chiamato lo tsunami barocco. Dunque c'è stato un momento in cui c'è stata una cesura architettonica. Roma diventa, la Roma medievale sparisce. Le chiese romaniche meravigliose, che ancora ci sono, intendo dire paleocristiane e proprio cristiane e romaniche, vengono trasformate, le facciate scompaiono dietro una scenografia, vengono ricoperte con una facciata barocca o in neoclassica, se vogliamo. Dunque scompare, uno per vedere deve entrare e poi rendersi conto che ci sono anche dietro delle strutture basilicali classiche, tipiche dell'architettura romana. Dunque lo tsunami barocco ha cancellato la città di Roma, invece, torniamo un secondo indietro, che invece c'è la città medievale. Scusate, ho detto la città medievale. La città medievale, cioè questo è per esempio il mausoleo di Adriano. Allora, Castel Sant'Angelo è una fortezza medievale costruita su un mausoleo antico, di età classica, collegato da un ponte rinascimentale e barocco. Dunque c'è questa compresenza di elementi stilistici e architettonici che segnano la città, che però naturalmente fanno scomparire quello che noi percepiamo, quello che noi vorremmo percepire come la purezza medievale. Ci sono tantissimi esempi. Questi sono i fori italiani, una zona archeologica complicatissima da capire perché è stato. Ci vuole un manuale per camminare e capire come funziona questa zona. Qui ci sono però due elementi fondamentali e fondamentalmente puramente medievali, che sono uno la torre a sinistra, la leggenda popolare vuole sia essere quella su cui Nerone suonava la lira mentre Roma bruciava. L'invenzione totale è una torre medievale, una delle tante torri medievali, anche un po' storte in verità. Questa casa è anch'essa costruita su delle sostruzioni antiche, però è la casa dei cavalieri di Rodi, è una casa medievale, era la sede dei cavalieri di Rodi, che poi ancora si chiamano cavalieri di Malta, in genere c'è la bandiera, la croce maltese che si vede. Perché è rimasta lì? Questa zona, negli anni 20, è stata spianata da Mussolini per costruire la cosiddetta Via dei Fori, via del Impero, che è una strada che interrompe, che non si può, è proprio qua davanti, che interrompe tutta la zona dei fori antichi, il foro italiano e il foro romano, per congiungere Piazza Venezia, che sta a sinistra, con il Colosseo. Un'opera che ha fatto, che ha totalmente spianato
un quartiere in Marocco che era di cui lì si vedono i resti delle case. Queste non sono case antiche, queste sono case barocche e anche non molto gentesche, vediamo come. Ha spianato tutto per una sua idea urbanistico-politica, che è quella che è, ma di fatto questo è il risultato. Perché non è stata toccata la casa dei cavalieri di Rodi? Perché Rodi all'epoca era una nostra colonia e con Rodi avevamo dei rapporti di riguardo. Dunque, grazie a questi rapporti, grazie a questo riguardo, questa, diciamo, testimonianza del medievale ci è stata preservata. Ora, nella stragrande maggioranza dei casi, come in questo romanzo, nel caso di Roma, l'effetto è stato discutibile, però positivo, come per esempio lo è stato quello di un'altra grande capitale del Medioevo, che per ora di Medioevo non ha più nulla, che è Parigi. Parigi è nel nostro immaginario una, può essere il Medioevo, Notre Dame de Paris, la Bastiglia, che era una fortezza del 300, non c'è più niente, perché anche lì a un certo punto vi leggo, voglio leggervi come era il medievale Parigi, che oltretutto è la protagonista della copertina del primo nostro fascicolo. Come l'autore descrive Parigi? Dice: Parigi nel Medioevo era una capitale imbottigliata che si fa fatica ad attraversare. Il suo reticolo viario è strutturato sull'antico carto romano, perché Parigi era una città di popolazione romana, non dimentichiamo. Un carto romano che impronta sulla riva destra la rue Saint-Denis e sulla riva gauche la rue Saint-Jacques. Poiché Lutezia è il nome, lo sappiamo da Asterix, il nome latino di Parigi, era sprovvista di un decumano, era una città che i romani avevano fatto abitare, perché avevano fatto il carro ma non il decumano. E questa strada, con andamento nord-sud, non incrociava grandi assi perpendicolari al carro, prima dei grandi lavori voluti da un signore che si chiamava Haussmann. Guardate, ha cancellato la Parigi medievale, facendone una grande città dell'Ottocento, un'operazione urbanistica che non ha confronti, devo dire, con altre realtà simili in Europa, salvo appunto forse la Roma rotta, molto più piccola, cancella tutto. Dunque Parigi non ha più la Bastiglia, perché la Bastiglia è stata presa, è stata rasa al suolo, mentre non so, Londra ha ancora la torre di Londra, Parigi non ha più la fortezza carcere, simbolo del potere medievale, è stata dando atto, dando atto. Io vi ringrazio, passo la parola, spero di non avervi troppo annoiato, passo la parola a Elena Terciraldi, nostra collaboratrice, proprietaria della rivista Medioevo, che non ha direttamente partecipato a questi due fascicoli, però tanto più vorrei sapere cosa ne pensi e come dire cosa ci vuol dire. Grazie. Diciamo, il mio intervento oggi ha un senso per, diciamo, fare un discorso più generale che introduca il tema e del perché poi alla fine non siamo qua a parlare di due dossier sull'argomento città e capitale, in particolare nel Medioevo, perché in effetti poi il grande interrogativo su cui sono stati spesi peraltro più di inchiostro da sempre è anche quello del significato della città nel Medioevo. Che cos'è la città nel Medioevo? Che rapporto ha, che differenza c'è, se c'è una differenza in quale modo, con la città antica, che probabilmente a cui noi tutti siamo più familiari per una serie di motivi, perché anche lo stesso termine di città deriva da civitas, o anche i vari aggettivi, urbano, no? Deriva da urbs, quindi comunque da un contesto che ci rimanda al mondo romano, al mondo latino, e quindi con una città che era comunque un centro particolare, un centro importantissimo, un centro dove confluì
confluivano tutta una serie di energie, che era un dominio di territorio, ma era anche un centro culturale, un centro religioso, un centro politico sicuramente, un centro economico, e quindi un policentro dove esistevano varie identità diverse. C'era un centro culturale, abbiamo detto, anche un centro mercantilistico, quindi con luogo di scambio, confluenza di culture diverse, di popolazioni diverse, di mercanti. E quindi un centro estremamente dinamico, non fisso. Questa è stata la grande forza, se vogliamo, della città nel mondo antico. L'invasione delle popolazioni che vengono dalla, in particolare dal contesto germanico, dove il concetto, come dicevamo prima, di civitas, di urbanizzazione non c'era. Che cosa succede? Pensiamo ai Goti, ma ai Goti è già diverso, perché è comunque un concetto, soprattutto nei regnanti, molto forte. Pensiamo a Teodorico, dell'Urbs, dell'importanza della città. Lui che era nato, comunque era cresciuto insomma a Bisanzio, quindi aveva assunto, no? Tutta la prosopopea, che se vogliamo è l'importanza della città stessa dal punto di vista culturale, è in qualche modo non uno che distrugge, ma è uno che continua una certa tradizione, ne è a sua volta il partecipe e addirittura un esaltatore, no? Pensiamo ad esempio a Ravenna, al mausoleo che gli stesso ha fatto costruire, a tutta la varia edilizia che si può far richiamare la sua figura, e non solo lì, perché pensiamo anche a Pavia, dove è stato fatto un palazzo appunto imperiale, insomma un palazzo da dove regio, non imperiale, dove veniva esercitato il potere, e tutta un'altra serie di situazioni. Quindi in qualche modo i Goti, possiamo dire, forse da questo punto di vista non sono un elemento di rottura, lo sono invece forse molto di più i Longobardi nel momento in cui arrivano, perché loro questa cultura dell'urbe appunto non ce l'avevano, e arrivano in una condizione oltretutto in cui trovano l'Italia che era prostrata dalla guerra greco-gotica, in una situazione di spopolamento e anche da parte delle città di decadimento, di decadenza estrema, e quindi con le città che non erano certamente più quel ruolo, non rivestivano più quel ruolo straordinario che avevano avuto di splendore all'epoca appunto dell'impero romano. E in qualche modo cosa fanno? Si pongono in maniera interrogativa nei confronti del territorio, e quindi utilizzano sostanzialmente quelli che erano i luoghi già di continuità con il mondo antico, però li rivisitano e li correggono in maniera completamente diversa, quindi occupano le città, ma le città non sono più quelle che erano nell'antica Roma, dei centri di quel tipo, ma diventano dei centri di coordinamento, di organizzazione del potere territoriale, dei centri di potere dove c'è un duca, un dux, che il nome appunto si richiama alla funzione appunto bizantina, insomma nel mondo greco, però ha un coordinamento completamente diverso, cioè è un capo militare ed è un capo anche di tipo territoriale. E insomma, noi oggi abbiamo questo concetto, no, di preservazione, magari di conservazione anche del patrimonio. Nell'Ottocento non c'era, o c'era molto meno, non c'erano tra l'altro leggi particolari che anche dal punto di vista del paesaggio e della città ne determinavano la conservazione di determinati canoni, tante volte era un po' lasciato, possiamo così dire, al buon cuore o al gusto dei singoli architetti o progettisti, insomma, o urbanisti dell'epoca. Non erano tutti così, pensiamo al Beltrami, che per esempio a Milano invece fatto cose straordinarie al Castello Sforzesco, ha ricostruito la Torre del Filarete, ha rimesso a posto tutta una serie di cose, quindi il volto insomma della Milano medievale è parzialmente legata anche alla sua attività, no? Che altro dire? Quindi invitare ovviamente alla lettura del dossier, ringraziandovi per l'attenzione, mi scuso se mi sono dilungata come sempre, però penso che sia veramente un tema, quello della città e della capitale, ma in particolare della città più in generale, che è molto stimolante, proprio perché noi oggi, la maggior parte di noi vive in una città, quindi comunque si confronta con un patrimonio storico culturale che, se va bene, almeno in Italia è di qualche secolo, se va male o ancora meglio dal mio punto di vista è di qualche millennio, quindi comunque una storia che non nasce ieri e che oggi noi ci portiamo avanti, sia che noi siamo nati in quella città, sia che arriviamo da fuori e che ci ambientiamo nuovamente, è comunque un patrimonio e un'identità con cui ci dobbiamo confrontare e con cui naturalmente dobbiamo dialogare e cercare di comprenderla, se vogliamo appunto comprendere anche il luogo dove abitiamo e in generale appunto l'identità appunto del paese. Grazie.